Roberto Scotta, Icardi rinnova. Vabbè, questa dai. Alla fine una scelta. L'ha fatta. Serviva un tapino. Ha vinto Vanda comunque. Ha vinto Vanda, la grande vittoria di Vandanara. Vedremo le cifre, però vediamo, questa è un po' la sensazione. Vediamo le cifre, però secondo me alla fine ha fatto bene a fare la sparata. Gli avranno detto adesso però taci e arriveranno i soldi. Arriverà, è così Sebastiano? Che piace o no, Vanda è l'agente di Icardi e quindi si comporta come tale. Ha fatto quello che doveva fare. Ecco, gli altri agenti, mi rivolgo a te, tu sei un agente di FIFA, come avete inquadrato, come la vedete Vandanara? Vandanara... È Vandanara, cioè... No, è fortunato perché ha un solo cliente ed è un cliente che porta molto nelle tasche, quindi è il sogno di tutti. Quindi... come pochi, perché lei fa l'interesse del marito ma fa anche quello proprio, cioè sì, no? Sì. Cioè a chi, in certo a chi senso potersi si mette in mostra anche lei, no? Cioè il massimo proprio, Agata come Vandanara in futuro. No assolutamente no, non lo so, no. Unica e inimitabile la sua Vandanara come unica procuratrice del però marito. Però io credo che non ci sia mai stato dubbio sul rinnovo di Icardi, al di là del gioco delle parti, che è normale quando c'è un rinnovo. Io credo che Icardi ha sempre dichiarato di voler rimanere all'Inter, non ha mai dato adito a polemiche tramite dichiarazioni, per cui... Non credi che però sia stato tipo poliziotto buono o poliziotto cattivo? Cioè Icardi fa quello buono che vuole rimanere e Vanda invece pam pam... È esattamente quello che intendo con un gioco delle parti, di solito c'è un agente... Che fa la gente e basta, e in questo caso è agevolato dal fatto che sia la moglie che va in TV, che certo. Comunque è un personaggio pubblico, come dice Agata, la moglie è contenta perché va in TV, lui è contento perché alla fine i tifosi non gli possono dire niente perché lui dice che no. Marotta e Zang sono meno contenti, però no, ma la gente esiste per fare da schermo al giocatore, cioè l'introduzione della gente, oltre al fatto di fargli guadagnare di più, giusto? È ovvio. Ma è il fatto di fare sempre da schermo al giocatore, cioè il giocatore deve pensare a giocare a calcio. E poi c'è chi si occupa degli aspetti... Deve parlare il meno possibile, no? Di questo. Esatto, e poi c'è chi si occupa degli aspetti contrattuali che lo deve fare al suo posto e quindi gli fa da schermo. In questo caso cioè, è uno schermo molto esposto, però... Però non puoi negare il fatto... Che forse come ha detto Agata, il fatto che sia la moglie l'ha un po' tutelata anche da alcune dichiarazioni un po' troppo forti, che se fosse stato un agente probabilmente avrebbe avuto una cassa di risonanza curva, in negativo ancora maggiore, perché comunque le attenzioni da ognuno da interpreta lato. Ognuno interpreta sì, il modo mestiere come certo, vuole certo. E si sono visti anche altri agenti, non faccio i nomi, però fare delle sparate in determinati momenti per ti faccio io? Di... Raiola, vabbè faccio io. No, io dico proprio per il penso ruolo. Penso a Raiola, non lo so. Io dico proprio per lo il stai ruolo. Dicendo tu. Lo dico cioè, io. No, ma ognuno ha il proprio stile. Esatto. E ci sono anche determinati momenti in cui puoi dire una cosa di più piuttosto che una cosa di meno. Quindi, no, io dico proprio per il ruolo importante di Icardi all'interno del mondo nero-azzurro. Poi giustamente lui ha sempre tenuto la sua linea, ha sempre giurato amore eterno all'Inter, quindi è sempre stato impeccabile, è sempre stato quasi fuori da questi discorsi, si è scagliato contro i giornali, no, che scrivevano esatto, è vero esatto. È il gioco delle parti, dai. Lui ha gestito come doveva gestire la situazione, secondo me in assoluta difesa del suo giocatore, però qualcosina qui lascia intravedere qualche frecciatina qualche messaggio gliel'ha mandato, forse per la prima volta io sento Spalletti così sulla Ingolana, però ha detto cose vere, giuste. La Ingolana non ha mai trovato la condizione ideale, in mezzo ha buttato qualche comportamento che l'hanno condizionato sia in relazione col gruppo che con i tifosi, e per un giocatore come Nainggolan la condizione fisica è indispensabile, perché di Nainggolan ci si ricorda sempre magari le conclusioni, gli inserimenti, però è il primo che fa partire la fase di pressione e se non ha condizione non può, come dice Spalletti, non può andare a pigiare in avanti. I chilometri di Nainggolan sono fondamentali in mezzo al campo, cioè la rincorsa di Nainggolan deve stare sempre al top fisicamente.
Io hai perfettamente ragione, Andrea. Io per la prima volta vedo qualche critica, perché ricordiamoci sempre che è Spalletti che ha imposto, tra virgolette, imposto, Nainggolan all'Inter. È il suo pupillo, lo ha difeso sempre, anche quando era abbastanza indifendibile. Per cui è logico che si esponga così. Però per la prima volta sento dire a Spalletti, attenzione, ha mischiato un po' troppe cose. Ha detto un aggettivo distrutto. Distrutto fisicamente. A un certo punto, che detto per un calciatore, distrutto, gli infortuni ormai sono passati, distrutto si riferisce ad altro. Quindi attenzione. Poi mi è sembrato quasi che andasse a ruota libera, poi a un certo punto si è accorto di aver esagerato e di aver provato a recuperare un po', dicendo e poi comunque ancora chiuso dicendo sì, lui però alla fine fondamentalmente lui vuole essere un giocatore importante. Però a un certo punto secondo me si è accorto di aver detto un po' sì, troppo. Sì, questa è un po', po' la sensazione. Anche tu hai capito questo. Sì, sì, perché lui fa sempre le pause, un po' Celentano insomma nelle conferenze, fa Spalletti, fa le pause, le battute eccetera, va un po' per le lunga, apre mille parentesi, però qui è vero, si notavano, si è fermato, vuol dire ma forse sto dicendo un po' troppe cose, mi sto esponendo troppo. A livello di mercato vado dall'agente FIFA, vado dal procuratore. Il girone di ritorno per Nainggolan è fondamentale. Fondamentale per lui, per il suo futuro all'Inter. Oppure no, comunque vada, rimarrà all'Inter perché l'investimento è stato fatto e perché hai speso comunque una cifra importante. Il girone di ritorno in Nainggolan è fondamentale sia per lui che per l'Inter, perché certo. Nainggolan vuol dire dinamismo, vuol dire intensità, vuol dire cattiveria agonistica e quindi vuol dire un Inter che riesce a mantenere un livello alto in fase di pressione. Ci sono delle fasi in una carriera in cui magari un infortunio ti può frenare, quindi nel momento in cui, diceva bene il Cobra, nel momento in cui Nainggolan è un po' sottotono fisicamente, perde quelle che sono le sue caratteristiche principali e quindi va in difficoltà. È necessario che lui le ritrovi anche, cioè, soprattutto per l'Inter, per la volata alla Champions. Poi per il mercato, insomma, l'Inter l'ha appena preso e credo che conti su Nainggolan e credo che sia un giocatore che una volta ritrovata la brillantezza di prima, sia un giocatore che può dare ancora tanto all'Inter. Godin all'Inter a 0 a giugno? Nonostante la pressione dell'Atletico sembra davvero cosa fatta? Sì. Sembra di sì. Sembrava di sì, questa settimana un po' meno. Vediamo. Per l'ultimatum da parte del... più che della dirigenza, secondo me, dei Colchoneros, del Cholo Simeone, sì. che pretende, che è affezionato, che vuole tantissimo dal suo simbolo, no? all'Atletico Madrid. Detto questo, insomma, sarebbe davvero un bel colpo per quanto riguarda l'Inter. L'Inter, Cobra Soncino, quanto rischia contro il Sassuolo? La ripresa del campionato, la pausa, non è mai facile ripartire, al di là che c'è stata anche la Coppa Italia, però... Sì, rischia solo per quello, perché dopo la pausa è sempre un po' un'incognita. La ripresa in Coppa Italia contro un Benevento, una squadra di Serie B, è una partita che per l'Inter diventa un po' una partita di allenamento. Il Sassuolo non aveva chiuso benissimo il girone d'andata, però è una squadra che gioca bene, una squadra che sta esprimendo un buon calcio, però i valori sono notevolmente differenti. Barella ha avuto un corteggiamento non alto, di più, quasi senza precedenti da parte del Napoli, che è inizialmente collegato al discorso di Haaland, quindi un discorso che avrebbero dovuto fare adesso, per giugno, se non arrivassero come non sono arrivate delle proposte per Haaland. Comunque il Napoli ha fatto di tutto di più, offrendo delle cifre importanti, anche mettendo sul tavolo i cartellini di un asse rogue. Un pressing altissimo. La morale di questa favola è che Barella ha ringraziato e ha detto che comunque non mette in preventivo l'ipotesi Napoli, per ora e io credo anche per dopo. Nel suo futuro c'è altro. Che è successo? Che dopo la sfuriata, quindi il Napoli è assolutamente out in questo momento dalla corsa a Barella, ma io credo che in questo momento valga anche per le prossime settimane. Poi il mercato cambia, ma è una risposta gentile ed educata di un ragazzo che evidentemente ha altre idee in testa. E De Laurentiis ha fatto almeno 10 telefonate a Giulini, l'avrebbe voluto incontrare prima di partire alle vacanze, ma non c'è stato nulla da fare. Quindi in questo momento togliamo, e questo momento è per precauzione, andrei oltre, Barella dal discorso Napoli. Cosa ha fatto l'Inter? L'Inter che aveva sempre avuto la leadership su Barella dalla scorsa estate e che aveva avuto la regia dell'operazione Nandez-Boca, che il Cagliari vuole chiudere, si è riportata sotto, ha fatto un incontro, non ha chiuso,
ha incontrato il Cagliari, un incontro esplorativo dal seguente contenuto: guardate che, due punti virgolette, noi su Barella ci siamo, teneteci informati, vogliamo mantenere la leadership, in questo momento non possiamo fare operazioni, abbiamo un grande rapporto, quindi col PSG che ci ha, scusami, col Chelsea che ci ha pensato e non ha approfondito, col PSG che non ha fatto offerte per Allan, e comunque con la volontà di Barella di non accettare, di non ritenere quella destinazione al momento idonea per il suo futuro, noi riprendiamo e ripristiniamo le posizioni di prima. Questo incontro non ha portato a accordi, ma ha ripristinato una leadership figlia di un rapporto eccellente tra Inter e Cagliari. Quindi Napoli fuori, ardito. Ma io vi dico, mi sarei aspettato quest'estate un inserimento della Roma nel momento in cui ha venduto Nainggolan, perché era un profilo perfetto, perché secondo me come caratteristiche si assomigliano molto. Lui, Nicolò, ha grandissima forza, fisicamente, pur essendo giovane, non avendo una struttura importante, è molto molto forte. Ha nelle corde, secondo me, più gol rispetto a quelli che sta facendo fino adesso, però è normale, è molto giovane, quindi nella sua crescita vedo anche uno score maggiore ogni anno. E vedendo gli investimenti che ha fatto la Roma quest'estate, secondo me era un giocatore che poteva sostituire veramente in maniera perfetta Nainggolan. L'Inter, se dovesse prenderlo, farebbe secondo me un gran colpo. A proposito di Nainggolan, tra poco sentiremo le parole di Spalletti su Raja Nainggolan. Davide Bombardini, Barella non Napoli, tutte le strade portano a Milano in estate. Se esce una dichiarazione che non vuole declinare l'offerta del Napoli, per forza c'è già qualcosa dietro. Io penso che sia l'Inter, mi sembra logico. Si va verso l'Inter per Nicolò Barella. Alfredo Pedula è stato chiarissimo, questa è la nostra ultima ora di serata. Sta recuperando perché ha avuto un po' di problemetti a livello fisico e lui è uno che del supporto fisico ne ha bisogno, quello chiunque di noi, perché poi anche mentalmente, se non hai il supporto fisico, è difficile fare la differenza, perché se sei sempre distrutto a livello fisico, poi anche a livello mentale e anche a livello caratteriale, a livello di forti esperienze, è difficile metterle in pratica se poi non riesci a fare quei tanti chilometri a una determinata velocità. E lui sta tornando ad essere quello che tutti conosciamo, perché è dispiaciuto e disturbato da questo periodo poi fatto sotto livello, per cui io sono molto fiducioso, perché il ragazzo ci tiene ad essere poi uno che fa bene la sua professione, che sviluppa bene quella che è la sua caratteristica, il calcio, anche se poi ogni tanto lui lo mischia con qualche altra cosa, però è la cosa a cui tiene più di tutte, ecco, fondamentalmente.